Buonasera Daniele Emanuelli e benvenuti alla 19ª puntata in stagione di Calcio di Rigore. Come sempre una puntata ricchissima di servizi video, ma prima di iniziare vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione, ovvero dalla buona serata, la nostra Veronica Lisotti. Ciao Veri. Ciao Daniele, bentrovati a tutti voi amici e amiche appassionati del calcio dilettantistico. Allora torniamo a parlarne qui a Calcio di Rigore, menù ricco anche questa sera e partiremo con l'eccellenza, con le immagini relative al match fra Cervia e Rimini. Ci sposteremo poi nel campionato di promozione Girone D, dove andremo a vedere quello che è successo tra Valle Savio Russi e Real Dovadola San Pietro in Vincoli. Poi sempre di promozione parleremo, però andremo invece al di là del fiume Tavolo, sia nelle Marche, con il cammino molto molto difficile in questo nuovo campionato del Gabice Gradara, che subisce l'ennesima sconfitta stagionale, questa volta ad opera della nuova Real Metauro. E poi chiuderemo come sempre con la prima categoria, Girone H, dove vedremo il pareggio tra Miramare e Vis Nova Feltria. Per interagire con noi come sempre 333 60 94 299 tramite SMS o tramite WhatsApp. Aggiornamenti in tempo reale sulla nostra pagina Facebook calciodirigore.official. E chi di voi poi volesse rivedere me, Daniele, il nostro Giacomo Alpini e i nostri ospiti, www.romagnosport.com. E allora Daniele, direi che ci siamo, conosciamo chi abbiamo con noi questa sera. Eh sì, purtroppo come sempre ci tocca presentarlo, ovvero il nostro opinionista fisso Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Diamo i benvenuti nei nostri studi per la prima volta ad Antonio Paternò, dirigente Colonnella. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera Antonio. E qui anche lui è una vecchia conoscenza del calcio romagnolo, più che altro delle parti di Sant'Arcangelo e Bellaria, ma quest'anno gioca nelle classe. Buonasera a Kadir Kaidi. Buonasera a tutti. Ciao Kadir, guarda, io stasera ti compatisco perché sei vicino a Giacomo. Vuoi dire qualcosa su di lui? Perché noi ce lo dobbiamo assorbire per tutto l'anno. Tu sei stato a Bellaria, lo ricordiamo. Giacomo è una grande persona, è un grande tifoso del Bellaria, quindi... Vedi che capisci di calcio. È un uomo che non molla mai. Ecco, grazie a te questa sera finalmente Giacomo ha parlato. Prima e ultima battuta della serata e quindi siamo a posto. Kadir, allora iniziamo da te. Il Class sta facendo un grandissimo torneo in eccellenza. Sei stato per l'appunto, ricordavo, anche in Serie C a Sant'Arcangelo. Poi hai avuto un percorso anche a Bellaria. Sei tornato vicino casa. Che campionato state facendo? Quali sono le vostre aspettative? E cosa ti aspetti tu soprattutto a livello personale? Ma stiamo facendo un buon campionato, e, nel senso, il nostro obiettivo era comunque salvarsi e niente, dobbiamo crescere, dobbiamo far crescere i nostri giovani, dobbiamo migliorare, e stiamo andando molto bene, siamo terzi. E state ricevendo tra l'altro tantissimi complimenti soprattutto da Rimini, questo te lo riporto. Sì, sì. Rimini... Abbiamo fatto bene contro di loro, però nel senso, beh, loro sono uno squadrone, fatica a fare risultato con loro, però siamo abbastanza contenti, ripeto, abbiamo tanti giovani, abbiamo un settore giovanile molto, molto bello e niente, dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare e giocare tutte le partite come se fosse una finale. Questo è sempre stato il nostro obiettivo. E siamo tranquilli perché stiamo rispettando le nostre aspettative e niente, questo è il nostro campionato finora e sarà fino alla fine sicuramente. Speriamo sempre in meglio per voi. Antonio, allora tu questa sera ci racconti un po' la realtà del Colonnella. Innanzitutto complimenti perché, se non sbaglio, ad occhio e croce, vado a memoria, la prima volta in prima categoria per il Colonnella. Sì. Società, ricordiamo, che è nata, lo ricordiamo ai nostri spettatori, nel 1970. Sì. Allora, una bellissima squadra, perché comunque l'avete costruita dopo una promozione ottenuta in seconda categoria, state facendo il vostro campionato, siete al di fuori della zona rossa della classifica, anche se siete lì, però ieri come non mai avete respirato con la vittoria sul campo del Poggioberni. Sì, effettivamente dopo quest'anno è il primo campionato dopo 47 anni che facciamo in prima categoria, per noi è stata una grande soddisfazione. Abbiamo cercato questo vittorio campionato con sei campionati importanti di fila e poi al sesto siamo riusciti con Mister Bianchi e il gruppo creato da Gianluca Fabbria a venire in prima categoria. Abbiamo affrontato la prima categoria con grande entusiasmo, con l'obiettivo di conservarla, cercando di salvarci in modo tranquillo, cosa che ritengo difficile perché un campionato
stressante, impegnativo e molto molto competitivo. Ogni partita è veramente una battaglia e l'altro obiettivo è provare a lanciare qualche giovane per poter dare un senso al settore giovanile, che la prima squadra non è un obiettivo irraggiungibile. Qualche giovane si è già avvicinato alla prima squadra e chiaramente se ci fosse maggior tranquillità forse si potrebbe dare un minutaggio più alto, però per adesso siamo contenti. È vero, siete una bella realtà, ti faccio nuovamente i complimenti. Andiamo a vedere con te, Veronica, risultati, classifica, eccellenza. Ebbene sì, allora 25esima giornata, questi i risultati hai per il nostro Giacomo Alpini: Bella Regia Marina Argentana 0-4. Lo scontro diretto fra Faro e Corticella viene vinto da quest'ultimo per 0-2. Torna a sorridere il Faenza sulla Gran Amica 2-0. Colpo della Marignanese ai danni della Massa Lombarda 0-1. Real San Lazzaro Almedola 1-0. Classe Progresso Pioggia di gol 4-1. Cervi e Rimini 0-1 e poi Fiariccione Sant'Agostino 1-0. Quarta vittoria consecutiva per il Castro Caro, qui davvero contro il Sasso Marconi, un rotondo 3-0. E poi si accendono i fari salvezza per la Sampierana, che vince 2-0 contro la Savignanese. Andiamo a vedere anche la grafica che riguarda invece la classifica, ricordando che il capocannoniere del girone Bonaventura del Rimini con 16 reti e che ci sono tre gare da recuperare: Sampierana Progresso, Olmedola Fiariccione, Faro Gran Amica. Ritroviamo il Rimini in vetta da 7 giornate consecutive con 61 punti, con il miglior attacco 55 centri e solo 13 palloni raccolti in fondo al sacco, migliore difesa. Zona playoff Sasso Marconi 52, poi seguita dal Classe a quota 45, Castrocaro 43, 42 Marignanese, 40 Massa Lombarda, Savignanese 39, Progresso 37 in coabitazione con la Fiariccione. Nella parte bassa della classifica troviamo Corticella quota 25, Sampierana 23, Cervia 20, Faro 18 e chiudono in zona rossa Olmedola e Bellaria Igea Marina. Eh sì, abbiamo visto quello che è successo appunto nell'ultimo turno. Pregherei il nostro Stefano Papini di mandarci alcune immagini curiose del Classe dove gioca il nostro amico ospite di questa sera. Karim, spiegaci un attimo le tue caratteristiche per chi non ti conoscesse come giocatore. Che tipo di ruolo svolgi nel Classe? Se sei un giocatore che va anche spesso in professione offensiva cercando di fare quei 2-3 gol a campionato, non so, presentati tu ai nostri spettatori. Sono, diciamo, prevalentemente un difensore centrale che può anche ricoprire il ruolo di terzino sinistro. Sono mancino. 2-3 gol all'anno, cioè, bene o male, riesco a fare negli ultimi anni. Niente, mi piace molto giocare la palla, sono un giocatore tecnico, ho un buon piede, e niente, sono abbastanza bravo di testa, fisicamente normale. Niente, stiamo cercando di farti sentire dai dirigenti dei Gabizia dei Nuova Feltre, che hanno bisogno di un difensore per farti acquistare, quindi sto cercando di fare un po' di mercato, no? Quindi assolutamente, io lavoro anche per te sotto banco. Fai benissimo, abbiamo il nostro Antonio che penso che insomma un giocatore del genere, Antonio, sarebbe benissimo. Vediamo subito stasera, vero? A Giacomo non lo chiediamo neanche. No, io garantisco, per capire, più disperati di così è categoria superiore. Esatto, quindi Giacomo mi conosce. Ecco. Allora, io volevo chiedere poi, sei tornato vicino a casa, no? Questa è una grossa soddisfazione per te. Io adesso, date la mano che prima leggeva la nostra Veronica, tolto i Rimini siete la miglior difesa del campionato, quindi anche questo è un motivo d'orgoglio per te, dato che comunque ricopri il ruolo di difensore, no? Questo per noi è molto motivo di orgoglio, diciamo che secondo me in un campionato è molto importante non prendere gol per starla davanti e noi diciamo che non riguarda solo la fase difensiva, c'è il difensore in sé per sé, diciamo che il nostro atteggiamento è un atteggiamento di sacrificio, di voglia di non prendere gol, e questo secondo me è una cosa molto positiva per una squadra. Una delle più belle interviste che abbiamo realizzato quest'anno, mentre appunto seguivamo il Rimini in trasferta, tra l'altro nella trasferta del Benelli di Ravenna contro di voi, il vostro allenatore Evangelisti affermò ai nostri microfoni: sapete, noi potremmo essere la rivelazione di questo campionato, ma occorre dire che abbiamo avuto un budget vicinissimo allo zero.
è stato speso davvero pochissima classe, ma occorre farvi gli applausi perché avete allestito con 0 euro, passatemi l'espressione, massimo rendimento, terzo posto in classifica, i complimenti del Rimini, come ti dicevo prima, perché proprio Mastro Nicola una settimana fa diceva che classe è stata la formazione che ci ha reso davvero la vita più difficile rispetto ad altre. Beh, per noi sono grandi cose, cioè sono grandi cose, grandi complimenti. Diciamo, è per questo che ci alleniamo tutte le settimane e per noi ricevere i complimenti, oltre che aver speso poco, che quello comunque sia, non riguarda me, quello lì riguarda la società. Sì, esatto, società. Certo. Io posso parlare del campo e comunque oltre il budget credo che una squadra si crei anche da persone, da uomini, da giocatori, e noi siamo un gruppo molto bello. E hai anche la ragazza che ti viene a seguire la domenica, quindi uno stimolo in più in casa a far meglio, perché sennò lei ti bacchetta, no? Certo, sennò sono botte. Ecco, sennò sono botte. Ecco. Allora, fammi una cortesia, non fammelo chiedere a lui, perché altrimenti stiamo qui per mezz'ora. Un'opinione sul Bellaria, sempre più ultimo in classifica in questo campionato. Come l'hai vista affrontandola anche con in classe? Il Bellaria è già da 2-3 anni che comunque sia, è noto a tutti che è un po' in difficoltà, però io da ex sono, nel senso, mi dispiace molto, perché sono realtà, sono piazze queste che fanno, sono belle, sono sempre state competitive, e quindi vederle ultime, penultime, sempre in difficoltà tra allenatori e giocatori, non è piacevole. Sì, esatto, non è piacevole, soprattutto da ex, conoscendo l'ambiente, conoscendo delle persone come Giacomo che ci tengono tantissimo, non è bello. Vedi. Io spero che, nel senso, nell'ultimo periodo, il campionato, le ultime partite possano trovare anche loro un po' di serenità e un po' di sorriso. Perché questo guarda, me lo auguro, però Giacomo non è facile, non è facile, vedendo la classifica non è facile assolutissimo. No, infatti esatto. Giacomo è depresso da settembre, questo lo posso affermare in diretta. No, da agosto. Allora Giacomo, arriviamo a te. Del Bellaria stasera abbi pazienza, non ti chiedo niente, anche perché credo che ci sia poco da commentare. Bellaria 0, Argentana 4, se vuoi rileggere tu il risultato, quanto quello ha fatto il Bellaria? Quello è, Daniele. Ecco, quello è, lo sa il anche lei. Il poker è stato calato. Lei, vedi, in maniera più tranquilla te l'ha detto. Allora, Marignanese che continua a sorprendere, però vogliamo fare gli applausi anche a Castrocaro in questo girone? No, sicuramente, anche perché con la quarta vittoria consecutiva sono consolidato al quarto posto. Però fino alla settimana fa noi, per quanto riguarda la parte alta del campionato, parlavamo di questa lotta al vertice tra Rimini e Sasso Marconi. Invece adesso, in giro di 5 giorni, si è spostata questa lotta, non è più tra per il primo posto, ma è per il secondo, tra Sasso Marconi e il classe del nostro amico Kadir. Quindi si è spostata un po' questa lotta al vertice, anche perché ricordiamo che il secondo posto è l'unico gradino che permette di partecipare ai playoff, quindi è l'unico, a parte la vittoria del campionato, piazza, posto importante. L'ultima battuta, Fiadiccione, che prima della sosta di Natale era ben posizionato in classifica, adesso, a parte la partita che deve recuperare, è un po' sceso. Ieri è tornato a sorridere grazie alla vittoria di Misura. Sì, però ricordiamo che la Fiadiccione, il campionato della Fiadiccione era quello di una salvezza tranquilla. Sicuramente l'anno scorso quello che aveva fatto in promozione, tutti se lo ricordavano, si aspettavano molto di più. Però io ritengo che la squadra della Fiadiccione abbia fatto il suo campionato, il suo giusto campionato, arrivando subito alla salvezza. A questo punto noi dobbiamo guardare la Marignanese, che da quando c'ha Montalti ha veramente un ritmo eccezionale. C'è un ritmo che forse neanche Rimini ha tenuto, perché ricordiamo che prima dell'arrivo di Montalti navigava negli ultimi posti, invece adesso è quinta. Sì, bisogna fare i complimenti a Maurizio. Sì. Andiamo a vedere il prossimo turno con la regia, così ci spostiamo in promozione, andiamo a vedere appunto le sfide. Quella che mi interessa è un commento con il nostro ospite di questa sera, classe Argentana. Questa è una Argentana classe, questa è una partita difficile per voi, eh? Sì, è molto difficile. È molto difficile perché poi io sono un ex, ecco. E quindi conosco bene l'ambiente, conosco bene quel campo lì, e per noi non sarà facile. Neanche per loro, però neanche per noi.
In bocca al lupo ovviamente per il prossimo turno, adesso ci spostiamo dall'eccellenza in promozione andando a vedere sempre con il nostro Stefano Papini quello che è successo nell'ultimo turno e la relativa classifica. Vai. Eccoci qua, Calcio De Luca, Calcio Cotignola 2-1, Gambetto Lareda 1-2, un gol per parte fra Bacchia Cesenatico e Ronco ed Elvais. Valle Savio Russi 0-2, andremo a breve a vedere il servizio. Real Dovadola San Pietro in vincoli si conclude con il risultato ad occhiali, anche qui a breve vedremo le immagini e qui davvero il Diegaro fa pioggia di gol sul Savarna 7-1, risultato tennistico. Fosso Ghiaia Stella 0-1, il derby fra Giovane Cattolica e Torconca se la giudica la Giovane Cattolica per 2-0 e poi tra Gatteo e Tropical Coriano termina 3-2. Vediamo anche la classifica, ricordando che il capocannoniere del girone farà Begoli del Ronco e del Weiss con 15 reti. Troviamo sempre in vetta il Diegoro, 54 punti, che mantiene salda la migliore difesa con solo 12 palloni raccolti. Zona playoff per Russi, Giovane Cattolica 44 punti, Calcio del Duca 42 che vanta il miglior attacco, 39 gol fatti e il Reda a quota 41, seguito poi da 37 punti dal Torconca, 34 per il San Pietro in vincoli, Tropical Coriano 27 in coabitazione con la Stella, a chiudere in zona rossa Valle Savio, Real Dovadola e Fosso Ghiaia. Sicuramente in questo girone Giacomo bisogna fare i complimenti al Cattolica che è terzo in classifica, anche se ieri il Russi ha ottenuto 3 punti importantissimi sul campo del Valle Savio, trasferta insidiosa, non facile da vincere, campo sicuramente difficile, no? Campo difficile, però la squadra, il Valle Savio, naviga nei posti bassi della classifica. Io rimetterei in risalto la vittoria del Giovane Cattolica, perché affrontava il Torconca, che è una delle squadre più accreditate per la lotta al vertice. E quindi il 2-0 rimediato ieri rifilato al Torconca, per me ha una valenza superiore di quelle delle vittorie del Russi e del Diegaro. Solo che il Diegaro, come abbiamo detto, da un po' di settimane ha un organico troppo superiore. L'ha dimostrato anche ieri. Andiamo a vedere allora il primo servizio inerente alla promozione, proprio la partita che riguarda Valle Savio Russi. Il Russi mantiene la seconda posizione in classifica, vince sull'ostico Valle Savio in esterna pur sprecando un calcio di rigore. La partita è ricca di emozioni e di occasioni. Rossini chiama da subito all'intervento Casadio, poco dopo ci prova da calcio piazzato Altieri ma senza inquadrare il bersaglio. La pressione locale prosegue sul lancio a cercare l'inserimento di Altieri, lo stesso numero 7 va vicinissimo alla marcatura. A primo vero affondo il Russi rischia di affondare l'avversario e di passare. Fallo vistoso in area locale, l'arbitro non ha dubbi, penalty affidato ai Falchetti dagli 11 metri, bomber Grimellini spiazza il portiere centrando però il legno superiore della porta. Sul proseguimento dell'azione in qualche modo Marchi riesce a salvarsi rifugiandosi in corner. Dalla bandierina arriva il colpo di testa di Grimellini che fa un rara gol ma la sfera finisce fuori di un nulla. Altro corner, altro colpo di testa ed altra parata di Marchi a dire di no alla gioia avversaria. Porta stregata per i Falchetti, mentre dall'altra parte Altieri pesca il proprio bomber in area di rigore che con una volée strappa applausi al pubblico di casa che mostra di gradire, anche se il Russi in contropiede rischia di colpire con Fabi, la cui conclusione è fuori misura. Valle Savio che torna a rendersi pericoloso in area avversaria, Altieri da calcio piazzato pennella per la testa di Rossini, il pallone si alza di un nulla sopra la traversa di Casadio. Nella ripresa il Russi preme sull'acceleratore, Fabi con due azioni in fotocopia manda in bambola la retroguardia giallo-blu che nel primo tentativo sventa la minaccia in qualche modo. Nella seconda incursione dell'esterno in maglia arancione ci potrebbero essere tutti gli estremi per un penalty a favore di Grimellini, vista la trattenuta notevole in area di rigore. Tontini bussa alla porta di Casadio con una spaccata che vede la respinta dell'estremo ospite. Sulla ribattuta manca la reattività dell'attaccante necessaria per bucare la porta avversaria. Dalla parte opposta, dalla dubbia posizione di fuorigioco, il Russi riesce a sbloccare il match con Zoll, cosicché dopo vari tentativi i Falchetti possono finalmente festeggiare. Per il Valle Savio la strada è in salita, altro cartellino giallo rimediato ed espulsione. Sull'ennesima ripartenza il Russi vorrebbe un altro rigore. Forse sarebbe stato davvero troppo, anche se gli estremi ci sono davvero tutti. Grimellini in giornata nera di testa sfiora nuovamente la marcatura, mentre proprio al fotofinish la punizione di Babini strappa applausi. Davvero bel gesto tecnico, soprattutto se si considera la categoria. Il tris potrebbe arrivare per i Falchetti qualche minuto dopo, ma Marchi risponde presente.
Hai ecco capito? Qui. Daniele, entiamo. Questi sono i gol che facevi tu da giovane. Oh, che mi ha fatto un calcio di punizione magistrale. Babini è il mio idolo, continua a dire, mi dispiace che non sia più ossigenato, però veramente bello. Allora, tu ieri prima facevi simpatico, però il Valle Savio, nonostante sia terz'ultimo, hai visto che partita che ha fatto una bella partita contro i russi, no? Sì. Ha giocato a viso aperto, ha rischiato anche di vincerla, poi i russi chiaramente giocatori di maggior qualità e ha fatto prevalere alla fine il 2-0 meritato. Però ad esempio, dato che parlavamo di bassa classifica, Valle Savio ha 16 punti del terz'ultimo, il Real Dovadola, che è penultimo 15, ha bloccato sullo 0-0 il San Pietro in vincoli. Sai perché? Dimmi se lo sai. No, non lo so. Non lo sai. Andiamo a scoprire il perché attraverso il servizio. San Pietro in vincoli, Real Dovadola. Servizio. Il San Pietro in vincoli torna a fare un passo indietro sul piano dei risultati, la squadra di Freschi si blocca contro una formazione che fu nello scorso torneo rivelazione, ma che in questa annata sta attraversando una stagione non certamente facile. Ospiti che tentano il primo affondo già al terzo, ma la botta di Carrozza viene ribattuta da Oliva. Real, che invece chiama la prima parata del match, Sassi con un'azione solitaria ad opera di Conti. Genuario, dall'altra parte, dà l'illusione del gol ai propri tifosi, ma trova solo l'esterno della rete, cosa che invece non ne segue casa Dio, che dalla bandierina alza la mira. Ancora Sassi protagonista sul tiro di Conti, il duello tra i due si rinnoverà spesso nell'arco della partita, mentre Gardini viene chiamato a scaldare i guantoni solo al 25esimo su un colpo di testa di Genuario. Colpo di testa che si rivela vera arma micidiale del match, con Orioli che non inquadra il bersaglio, mentre Olivi chiama alla parata di nuovo l'estremo ospite. Nella ripresa il Real tenta con Quadrelli di sfondare, ma i suoi tentativi sono ribattuti dal muro difensivo ospite. Lo stesso Quadrelli cerca di riscattarsi, ma non incide. Ci prova allora Conti da calcio piazzato, ma spara alto, anche se poco dopo all'appuntamento con il gol non arriva Quadrelli, quando Bobardini pennella per lui un assist delizioso. Sul fine di gara si sveglia il San Pietro, che centra la traversa con Barzan. Conti, un minuto più tardi, prova a dare la scossa ai suoi, ma senza fortuna, prima che nel finale venga espulso Zanzani per doppia ammonizione. Dovadola che continua a sperare, 0-0 che sta stretto, strettissimo a San Pietro, in virtù di una classifica che nei momenti decisivi della stagione stenta sempre a decollare. Vedi, nel calcio nulla è scontato, vedi? No, sicuramente, però ieri San Pietro Vincoli le sue occasioni le ha avute, solo che quest'anno continua a dimostrare poca continuità nel campionato. Dicembre disastroso, in gennaio con le ultime due partite due vittorie, adesso ti sei pareggio. Messo a fare anche le previsioni del tempo adesso, no, dicembre disastroso, gennaio non è più piovoso. Va bene. Senti, del Tropical coreano e della Stella, che ieri comunque il Tropical è arrivato dall'ennesima sconfitta. La Stella ha vinto in esterna contro il Fosso Ghiaio, come la vedi? Importante per la lotta della salvezza la vittoria esterna della Stella. Lì è veramente importante, perché il Fosso Ghiaio è vero che è ultimo in classifica, però era una partita molto insidiosa, quindi la Stella doveva per forza vincere per cercare di continuare questo sogno salvezza. Per il Tropical coreano quest'anno ormai 3-2 sul campo del Gatteo, ennesima sconfitta ormai l'abbiamo sempre definita come una delle veramente delle delusioni del campionato, e continua su questa strada. Ebbene, con il nostro Stefano Papini andiamo a vedere il prossimo turno, perché Veronica ci sono soprattutto una sfida interessante secondo me. Adesso andiamo a vederlo appunto con Stefano. Tropical coreano Diegaro, questa è una bella partita. San Pietro in vincoli invece Gatteo, che all'andata finì con uno spettacolare pareggio notturna 3-3, e poi via calcio del Duca, Giovane Cattolica, Torconca, Real Dovadola e Russi Ronco Ed West Forlì. Queste un po' le partite del prossimo turno. Adesso io vorrei andare dalla parte tua delle Marche, però prima facciamo una pausa pubblicitaria di circa un minuto e mezzo e rientriamo. Promozione marchigiana con la nostra Veronica. Sì, sto entrando da Oliviero, la città dell'abbigliamento. Qui c'è tutto. Sì, sono settore abiti eleganti. Diglielo a tua moglie, c'è anche settore abbigliamento femminile, elegante, sportivo, bellissimo. Mi chiedi se ci sono gli abiti da sposa. Ma qui è una città degli abiti da sposa, una città degli abiti da sposa. Tu pensa, che ce ne sono più di 1000. Non solo, ci sono anche le bomboniere. Una volta Oliviero era is beautiful, oggi Oliviero è in champion. Oliviero.it, la città dello shopping. Montefeltro, vedute rinascimentali,
Venite a scoprire la bellezza che ha incantato e rapito i grandi maestri del Rinascimento. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie che, unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Mosciorbole, mosociume, mocciò! Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Trovi i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti in botta è il nostro motto e da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della ditta IGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, griglia petrolavica e anche cuoci piade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. RomagnaSport.com, il portale dello sportivo romagnolo dove trovare tutto, ma proprio tutto, sul calcio dilettantistico, anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. RomagnaSport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Ebbene, piccola pausa inerente ai messaggi. Pietracuta, due punti dalla prima, sempre forza rosso-blu. Poi mitica Veronica, continua così, lanciaci il servizio del Gabic. Arriva. Chiedono se Giacomo si sia adatto alle previsioni del meteo. Fai il letterino tu? No, non ancora. Non ancora. Studiando, ma per il momento no. Allora, sei pronto adesso a parlare di promozione marchigiana? Prontissimo, la guardo tutti i giorni. Vai Veronica, vai. Fantastico. 18ª giornata del campionato di promozione marchigiana. Allora, Atletico Alma, Audax Piobbico 2-0. Nuova Real Metauro, Gabice Gradara 2-1. Belvedere Ilario Lorenzini 1-3. Continua la marcia della capolista. Villa Musone Laurentina 2-0, pareggio invece tra Vigor Castelfidardo e Moie Vallesina. La Vigor Castelfidardo riesce a fermare il Moie. Vigor Senigallia passa Tempese 3-0 e qui davvero l'Osimana viene fermata dalla matricola FC Senigallia sullo 0-2, che sta facendo davvero un grandissimo campionato. Olimpia Marzocca, Valfoglia, qui il Valfoglia agguanta nel finale il 2-2, conquistando così un punto. Andiamo a vedere la classifica e scopriamo dunque che abbiamo al primo posto, si mantiene quindi saldamente in prima posizione Ilario Lorenzini con 41 punti, con il maggior numero di vittorie 12 e una sola sconfitta, seguita zona playoff dall'Atletico Alma 35 punti, Olimpia Marzocca 32 con il miglior attacco, 34 centri, Moie Vallesine, Vigor Senigallia 29, FC Senigallia che si sta avvicinando alla zona playoff e poi nella zona bassa della classifica troviamo Vigor Castelfidardo con 21 punti, che vanta anche la migliore difesa, 14 i palloni raccolti in fondo al sacco, il Gabice Gradara che si ferma da un po' di giornata a quota 19 e Belvedere 12 e Audax Piobbico 11, ricordando che l'Audax Piobbico ha ancora la gara da giocare contro il Vigor Castelfidardo. Capocannoniere del girone sempre lui, Denise Pesaresi dell'Olimpia Marzocca con 16 reti. E allora andiamo a vedere quello che è successo tra Nuova Real Metauro e Gabice Gradara. Il Gabice Gradara sul campo Amati di Lucrezia affronta ciò che appare essere divenuto ormai l'ordinaria emergenza punti, incassando la nona sconfitta stagionale, questa volta per mano della Nuova Real Metauro. Fuori palazzi, Lavannai Facondini si segnala al 22esimo del secondo tempo il debutto del difensore classe 95, Arbi Deja, tra le file rosso-blu. Partita vivace, giocata a buoni ritmi, con gli ospiti in avanti al terzo minuto, con questo tiro fuori misura di Simoncelli.
Un minuto più tardi, risposta giallo-verde, affidata ad Abbondanzieri, sinistro al volo, out. Al tredicesimo ancora nuova Real Metauro, pericolosa nuovamente con Abbondanzieri, che dal limite invita Traiani alla conclusione, sporcata, però è allora facile per Broccoli. Risposta rosso-blu dai piedi di Costa, Abbondanzieri, serve involontariamente Arduini, che cerca di entrare in volo basso. Quattordicesimo occasionissima per il Gabice Gradara, con questo tuffo di testa di Marchetti, che non inquadra però la porta. Al diciassettesimo pennellata di Costa, Rossi sfiora, non sorprende Petrini. Dalla parte opposta al ventiduesimo punizione insidiosa dei locali. Alla mezz'ora giunge la rete di Arduini, abile a sfruttare un'incertezza difensiva, sinistro potente e preciso che regala il vantaggio al Gabice Gradara. Seconda rete stagionale per il centrocampista adriatico. Colpo su colpo al trentunesimo e allora Pagnoni a rubare palla a Ferrani. Destro centrale, Broccoli non trattiene, Traiani ci arriva per primo ma il colpo di sinistro è flebile. Al 37esimo la nuova Real Metauro però pareggia i conti con Bracci che lanciato rete fa partire un diagonale rasoterra su cui nulla può l'un adriatico. Ottavo centro stagionale per Simone Bracci. Nuova Real Metauro non doma nel finale di primo tempo, Giuliani prova a togliere le ragnatele dall'incrocio, volo plastico di Broccoli. Al 47esimo poi è Parmigiani a mancare il tappino sotto porta e si conclude così la prima frazione. Stessi 22 in avvio di ripresa che si apre con l'incursione di Bracci, destro che pettina l'area, Parmigiani manca il colpo sotto. Al settimo i giallo-verdi vorrebbero ma non ottengono il calcio di rigore su Traiani, il direttore di gara lascia infatti proseguire. Si passa allora al tredicesimo, cross di Costa per l'elevazione di Rossi di pochissimo fuori. Al diciottesimo episodio dubbio anche su Marchetti che va giù in area, nulla di fatto. Simoncelli per Deja allora al ventiduesimo ma è al ventitresimo che Boiani prova a creare grattacapi. Botte risposta al ventiquattresimo, Marchetti manca l'appuntamento con il gol. Gol che giunge un minuto più tardi ma per la nuova Real Metauro con la bella volée di Traiani che sigla così la sua terza rete stagionale. Gabice Gradara 1, nuova Real Metauro 2. Locali attivi nella tre quarti, al 38esimo Bracci potrebbe calare il tris ma manda inspiegabilmente a lato. Altro contropiede dei padroni di casa al 41esimo e ancora Bracci che va via a Sabatini, provvidenziale davvero l'uscita di Alessandrini. Minuto 44, Rossi va giù in area ma il direttore di gara non ravvisa gli estremi per il rigore. Ultima chance per il Gabice Gradara in extra time con l'inzuccata di Tebaldi, alta. Finale nuova Real Metauro 2, Gabice Gradara 1. Rinviato nuovamente l'appuntamento con la vittoria per Fabbri e Company. Sarà necessario un cambio di rotta per evitare che questa prima apparizione nel campionato di promozione non diventi una chimera. E allora, caro Giacomo, tu che sei abituato insomma a soffrire, ma sei sempre così positivo, cosa ti senti di dire a questo Gabice Gradara che sta affrontando queste difficoltà in veste di matricola? È difficile dare consigli in questo periodo perché la squadra si deve ritrovare, deve cercare di compattarsi e tirare fuori tutto quello che ha dentro. So che è arrivato dei nuovi giocatori, spero che questi giocatori portano nuova forza e sicuramente vadano a coprire i ruoli su cui la squadra stava soffrendo. Però sicuramente c'è bisogno di un'inversione di marcia al più presto. Assolutamente sì. Allora chiedo al nostro Stefano Papini di mostrarci il prossimo turno. Vediamo poi in settimana se cambierà anche qualcosa in panchina per quanto riguarda il Gabice Gradara. Ricordando che Gabice Gradara sarà impegnato nella semifinale di Coppa Italia andata e ritorno il 15 febbraio e poi il ritorno l'8 marzo contro la Vigor Castelfidardo, quindi ancora delle carte da giocare sicuramente in Coppa Italia. Tra le gare più interessanti vediamo questo scontro di retro tra Laurentina e Osimana, questo derby tra cugini fra FC Senigallia e Vigor Senigallia e poi ovviamente il Gabice Gradara che in questo scontro diretto dovrà assolutamente fare punti, quindi ricordiamo l'appuntamento di domenica, ore 15, stadio Magi, Gabice Gradara contro Belvedere. Questa per quanto riguarda la parentesi della promozione marchigiana.
Adesso ci spostiamo in prima categoria, girone H Romagna, andiamo a vedere appunto da vicino i risultati dell'ultimo turno. Questa la grafica: Virtus Poggiobene Colonnella 0-1, Real Miramare Romagna 2-0, Pietracuta Sant'Ermete 2-0, Granata Sponticciolo 4-1, Morciano Villalta 5-0, Junior San Clemente Verrucchio 1-1, Igea Marina Vis Misano 0-2, Miramare Vis Nova Felte 2-2. Andiamo a vedere anche la classifica, sempre con il nostro Stefano Papini. Dopo l'ultimo turno, ricordiamo, il 19esimo, Igea al comando con 43 punti, segue Pietracuta 41, Verrucchio 32, Granata 31, Morciano 30, Real Miramare, Vis Misano 28 punti, Junior San Clemente 25, Sant'Ermete, Colonnelle, Miramare 24 punti, Spontricciolo, Vis Nova Feltia 23, Poggiobene 18, Romagna 16, Villalta 8 punti. Ebbene, su questo girone andiamo a vedere adesso il servizio inerente a Miramare Nova Feltia e poi interverremo in studio attraverso delle domande da eseguire al nostro ospite di questa sera, dirigente Colonnella Paternò. Servizio. Sfida delicata per la zona rossa di classifica, quella di scena allo stadio di Riva Azzurra, dove si affrontano Nova Feltia e Miramare. All'andata, una delle più belle partite di Nova Feltia fu macchiata proprio dagli ospiti che sul piano del risultato ottennero 3 punti, vincendo per 2-1. Nova Feltia che arriva da 2 vittorie consecutive, battute Poggiobene e Colonnella nel recupero infrasettimanale. Il Miramare è un avversario a portata di mano, padrone di casa, in maglia nera, subito avanti. Tamburini, nonostante il colore degli indumenti, fa capire a Ronci che la partita sarà tutt'altro che un funerale. Rinaldi va alla battuta, Stefanelli prolunga per Bettini, che viene fermato così da Simone Rinaldi. Ammonizione per il centrale, dalla punizione battuta da Fraboni nasce l'incornata vincente di Cupi. Terzo gol per il terzino di Guerra, ma soprattutto mai il soprannome più azzeccato, quello di Scooby-Doo. Infatti il collo del terzino esegue il movimento del famoso carne del cartone animato e Gentili nulla può. Il Miramare risponde da punizione, Marchionna spedisce al centro, la palla viene ribattuta sui piedi di Obeng, su quale Ronci si supera prima che la sua respinta venga raccolta da Tamburini e infilata in rete. Ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Da un rinvio di Ronci nasce il pareggio locale. Pannone recuperato a centrocampo, Antonioli parte da dietro e si inserisce nel pertugio giusto che gli consente di avvicinarsi alla porta e di trafiggere l'estremo ospite. Rinaldi in porta, Stefanelli segue la solita azione che l'ha reso celebre, ma sulla propria strada trova il piede di Gentili a dirgli di no. E anche nella ripresa si riparte dall'azione vista nel primo tempo. Rinaldi lancia, Stefanelli di forza viene steso a terra. Dalla punizione nasce nuovamente il binomio vincente visto col Colonnella. Fraboni innesca, Stefanelli in corna, deviazione vincente e non provate più a chiedere nella finalmente Nova Feltia il pennello cinghiale, perché il vero pennellone e il vero cinghiale in Nova Feltia ce l'ha in mezzo al campo. 11° gol di stagione, quasi a dire basta rigori, fatemi fare gol, solo come so. In Nova Feltia, nonostante l'espulsione di Amantini, gioca in soltezza. Fraboni dalla sua mattonella reca qualche brivido dal portiere Gentili. Il Miramare risponde con un tiro a giro di Marchionna, su quale Ronci risponde da campione. Sulla ribattuta arriva una comoda chiamata di Casali. Nel momento meno propenso il Miramare giunge al pareggio quando Marchionna mette al centro un delizioso babacchi per Tamburini, a un gioco da ragazzi raccogliere e infilare l'incolpevole Ronci. Proteste ospiti per un possibile fuorigioco, ma l'immagine e il commento non ci aiutano a capire, ma evidenziano dall'altra parte l'entrata su Stefanelli da parte di Tonini, non a caso allontanato anzitempo dal terreno di gioco e squadre nuovamente con gli stessi uomini in campo. Con il Nova Feltia che al 90esimo ha l'occasione di passare, ma Raffaelli, servito da Stefanelli, viene fermato così dalla retroguardia di casa. Per il direttore di gara trattasi di simulazione di cartellino giallo. 2-2, 4 gol, 2 espulsioni e tante recrimine per una partita vincente come del resto fu l'andata. Risultato giusto per Morolli? Abbiamo avuto 10 minuti nel secondo tempo che eravamo in superiorità numerica e sembravamo noi in 10. Però alla fine mi sembra che abbiamo meritato il pareggio, dai. Per Guerra, soddisfazione per il trend consecutivo di gare e maggior accortezza. Abbiamo concluso una settimana dietro 3 partite, domenica, mercoledì, domenica. Ovviamente potevamo essere un po' sulle gambe, invece abbiamo giocato discretamente, abbiamo tenuto bene il campo e se non recriminare no, però comunque sia forse potevamo portare a casa qualcosa di meglio. È andata così, i ragazzi hanno giocato una buona partita, probabilmente se non creavamo 2 ingenuità difensive probabilmente la partita poteva andare anche diversamente. Allora proviamo a fare, prima di sentire Antonio, un summit. Prego il nostro Stefano Papini di andare un attimo sulla classifica, così spieghiamo alcune cose interessanti dopo l'ultimo turno, anche per dare spazio giustamente alle altre squadre che non fanno parte in questo momento del circuito VGA e speriamo appunto dal prossimo anno di acquisire sempre più squadre. Come vedete si è accorciata la classifica. L'Igea Marina, dopo la sconfitta di ieri, complimenti innanzitutto alla Vis
Misano che si è aggiudicato il match per 2-0 proprio sul campo dell'Igea. Accorcia la distanza sul Pietracuti, Pietracuti infatti ha ottenuto 3 punti in casa e si porta a -2 proprio dalla capolista. Il Verrucchio incappa in un pareggio contro Junior San Clemente, mentre il Granata risale la china, addirittura conferma la 5ª piazza della graduatoria. Domenica prossima ci sarà per appunto Visse Nova Feta e Granata, altra bella partita importante. Per quel che concerne la zona rossa di classifica ci sarà anche un interessantissimo Colonnella Junior San Clemente. Come vedete lo Junior San Clemente ha 25 punti, invece il Colonnella ne ha 24. Sant'Ermete che ospiterà la Polisportiva Romagna, che è penultima in classifica, e Sant'Ermete però è anche lì in graduatoria appaiata al Colonnella. Altra sfida veramente importante sarà quella di Verrucchio, dove si giocherà Verrucchio Real Miramare, ovvero 3ª della classe a quota 32 punti contro 7ª della classe a quota 28 punti. Questo per fare un po' il punto della situazione. Adesso andiamo sul nostro ospite relativo alla prima categoria, su Antonio Paternò, dirigente del Colonnella, perché avevamo detto prima Colonnella che sta facendo il suo primo campionato in prima categoria, un Colonnella che punta anche sui giovani, c'è un importante progetto che ha toccato con mano anche il Rimini Calcio. Dici qualcosa in più? No, niente, parlando con gli amici della Rimini Calcio, con Walter Berlini, ma soprattutto anche esaminando un po' la situazione del calcio a Rimini, noi riteniamo sia molto molto importante favorire il fatto che le società dilettantistiche, le società parrocchiali come la nostra, che lavorano nel settore giovanile, dove che Rimini non presidia più, perché Rimini non fa più squadre esordienti, pulcini, primi calci, quindi è necessario creare una collaborazione organica fra tutte le società del circondario e Rimini, in modo tale che con accordi anche semplici nasca quella collaborazione per cui i migliori bambini vanno a giocare a Rimini, provano a perseguire i loro obiettivi di crescita. Il Rimini dovrebbe chiaramente, questa è la nostra visione, chiaramente avere una politica che io definisco Rimini giocatori chilometro zero, cioè prendere il meglio della provincia, valorizzare quello e vedere con quello dove si può arrivare, perché il calcio ormai è diventato o un'industria e quindi è necessario grosse aziende che lo sostengano, oppure devi valorizzare i giovani, queste sono le due strade. Quindi l'idea è stringiamo gli accordi, creiamo dei rapporti, cerchiamo di migliorare i giovani e permettiamo a Rimini di scegliere i nostri con degli accordi precisi e per provare a contribuire alla rinascita della squadra della nostra provincia. Questo è un po' il desiderio che vogliamo sperimentare. Per quanto riguarda invece le prospettive future, che adesso tu ne hai appena parlato, andiamo sulla realtà. Questo sì. Colonnella che quest'anno sta facendo il suo onesto campionato, ha dei giocatori importanti, ha messo tutti, perché ho avuto modo di commentare sia la partita d'andata che di ritorno tra Nuova Feta e Colonnella, mi è piaciuto molto l'attaccante Paci, Falle è un bellissimo centrocampista. Allora, come nasce il Colonnella di questa stagione e se avete anche dei propositi, oltre che ovviamente conquistare la salvezza, anche di poter fare, perché no, come la Stella, di salire anche di categoria? Allora, fra noi e la Stella c'è una differenza importante. La Stella ha un bacino di giocatori, di giovani, che è attorno a 400 bambini. Noi invece abbiamo un settore giovanile un po' più limitato, abbiamo 5 squadre, 80 bambini, quindi la nostra capacità di selezione è un po' minore. Il nostro obiettivo è mantenere la prima categoria il più a lungo possibile per permettere alla nostra squadra di allievi, noi non abbiamo la juniors, di avvicinarsi fra 2-3 anni e poter contribuire alla squadra futura. È ovvio che il nostro è un piacere, non è un obbligo, siamo stati tanti anni in seconda categoria dignitosamente, però riteniamo di poter stare in prima categoria perché abbiamo dei ragazzi comunque che la sanno giocare, sanno stare in campo e possono tranquillamente, perché questo è un campionato difficile, potrebbero mantenere la categoria dignitosamente. È ovvio che non siamo solo noi, se guardiamo la classifica in un punto ci sono 5-6 squadre e sono tutte squadre attrezzate con cui siamo abituati a combattere, perché negli ultimi 6 anni sono quelle che ci hanno impedito di vincere il campionato. Sì. Anche la squadra che affronteremo domenica, San Clemente, è una squadra che ci ha battuto anni fa e ci ritroviamo oggi in prima. Quindi
Noi lo affrontiamo molto sportivamente, anche se non sempre è facile rimanere sportivi, perché le partite sono così tirate che delle volte ci capita anche di essere un po' più tifosi che dirigenti, quindi però credo che avete recuperato in settimana la partita con Novafetia, persa 4-1 con tante recrimine, tanti espulsi da parte vostra, però ci può stare, perché comunque era uno scontro delicato per la salvezza del campionato, si giocavano molto sia Novafetia che Colonnella. Devo essere sincero, non ho visto quella partita perché ero fuori per lavoro, quindi ho visto il risultato e ho visto i tre espulsi, ho pensato molto male nei confronti della nostra squadra e pensavo a un crollo. In realtà, vedendo le immagini, come tu mi avevi detto, che erano presenti, ho visto che ci sono state delle decisioni un po' discutibili. Quindi, siccome non amo fare polemiche, comunque gli arbitri hanno la loro dinamica, una volta ti favoriscono, una volta ti favoriscono, la cosa che ho tratto con piacere è che non è stata una squadra che si è abbandonata, ci sono stati una serie di episodi purtroppo interpretati tutti negativamente. Le immagini in realtà fanno vedere qualcosa di diverso e quindi si è generata una sconfitta più ampia, secondo me, di quello che il campo veramente ha detto. Però la cosa importante è che la squadra subito domenica abbia reagito e sia andata a vincere sul campo di Poggio Berni, una partita in un campo molto pesante. Quelli sono tre punti molto importanti che abbiamo conquistato col merito di un giocatore di 45 anni che mi piace citare, si chiama Francesco Gravina, ha calcato tutte le categorie con grande, grande dignità e forza, e ieri a 45 anni è riuscito a segnare il gol della vittoria facendo tre punti molto importanti per noi. Una curiosità, Antonio, nuova categoria, dove giocate le vostre partite interne quest'anno? E noi giochiamo nel campo di Viserba, nel campo di Viserba. Abbiamo sempre giocato a Miramare, ma quest'anno abbiamo preso Viserba per la tribuna, per offrire, perché è una tribuna coperta, per offrire agli ospiti, che speriamo numerosi, un palcoscenico più dignitoso. Ebbene, allora abbiamo sentito e conosciuto anche la realtà in questi primi bellissima anni, realtà, tra l'altro. Trasmissione del Colonnella. Sì. Grazie di essere stato tra noi, grazie Daniele, a Veronica. Grazie a te, grazie a tutti voi, come sempre appuntamento con Calcio di Rigore ogni lunedì alle 19:55. Ringraziamo Giacomo Alpini. Grazie a voi, ciao a tutti. Ringraziamo Antonio Paternò, dirigente del Colonnella. Grazie mille, un ciao a tutti. Ringraziamo il difensore del Class, ex Bellare Sant'Arcangelo, Kadir Caidi. Grazie Kadir. Mille dell'invito. Grazie mille. Va bene, noi ci vediamo tra poco con Sport Up, tutto su Rimini Calcio. Grazie ancora.